Sei migliorato, eh? Hai le guance più piene. Le tempie? Vanno meglio. Un punto delicato, sai, fanno male i cani. Però guardami, quando mi sono visto allo specchio dopo la prima seduta mi sono detto, Dio mio, sono un ragazzo. Sarebbe ora di riscrivere la storia di questa misteriosa sindrome che si diceva colpisse selettivamente omosessuali e drogati. Io non sono omosessuale, neanche drogata. E infatti l'hai preso scopando, ottimo. C'è anche il ragazzino di 16 anni di là, che lo ha preso con una trasfusione quando ne aveva 6. Siete solo due, dei tanti affluenti di quel fiume nero di cui il mondo vorrebbe volentieri fare a meno. Un certo mondo, quello delle nazioni ricche, basate sul mercato, la produzione, il consumo. È facile propagare un qualcosa fatto ad hoc per sterminare le minoranze moleste. Non è né il sesso né la droga, ma le manipolazioni dell'uomo bianco. Ai tossicodipendenti viene data eroina opportunamente tagliata con sostanze che danneggiano il sistema immunitario. Gli omosessuali e gli africani vengono infettati mediante vaccinazione di massa, col pretesto di proteggerli da altre malattie. Secondo una filosofia alquanto cinica, occorreva un qualcosa che sostituisse guerre e epidemie che in passato avevano la funzione di contenere e selezionare la popolazione del pianeta. È una vita che ti conosco ed è assurdo che tu sia ancora convinto che fior di scienziati e studiosi si siano resi complici di un tale disegno. Ma d'altra parte non puoi negare che in certi santuari della scienza medica si sia contravvenuto al giuramento di Ippocrate sacrificando vite umane a teoremi di morte. E tu che ne sai? Che ne so, Frida. In questo ambiente ci lavoro da una vita, un'infermiera, ne sa più del diavolo. E tu devi essere un'eccezione alla regola. Sì, è vero. Sono un omosessuale travestito di notte che di giorno lavora in ospedale. Una volta all'anno paga le tasse, tutti i mesi le bollette e usa sempre il preservativo quando scopa. Gliel'ho messo nel culo. Hai avuto culo? Ma quanti in anni non sospetti si mettevano ad usare il preservativo? Le varie sifili, gli epatiti, gonorrei, si sono sempre curate. Sì, sarà anche culo come dici tu, Frida. Ma già nel 1981, quando ero ancora un'aspirante infermiera e ballavo mezza nuda in discoteca ai Will Survive, in America si cominciava già a parlare di una malattia molto contagiosa, guarda caso, denominata sindrome da immunodeficienza acquisita e provocata, secondo quanto dicevano e dicono, da un virus. E Robert Gallo, il ricercatore che per primo ha scoperto insieme a Luc Montagnier la malattia, nel 1983... E quando ballavo sui tacchi Thriller di Michael Jackson, già un anno prima l'aveva scoperto. Un anno prima che la malattia si manifestasse al mondo. Nessun altro ricercatore mai nella storia della medicina aveva scoperto l'agente patogeno di una malattia l'anno prima che la malattia scoppiasse. Solo Gallo ci è riuscito. La mia vita. Se penso al passato, è così pieno di vita. Quante disillusioni, quanti rimpianti. Ma anche quanta gioia, spensieratezza, libertà, fino a quel giorno. Proprio quel giorno in cui, non pensando alla morte, ma solo alla vita, mi sono sentita in trappola. E adesso, quale futuro? Mi fa paura. E quale presente? È l'amore a rendermi così infelice o il fraintendimento dell'amore? Ho varcato gli argini e adesso che sono finalmente preda di una quiete non vorrei più amare. Con tutta me stessa non lo vorrei più. La scaccio questa smania, questa necessità che mi assilla e mi tormenta. Vorrei che fosse qui fuori ad aspettarmi. L'unico uomo che ho amato. L'unico che ha provato orrore e tenerezza. Che mi ha osservata e temuta. E allontanata. Quanta paura hai avuto, povero amore. Ah, e quindi mi dicevi che ti occupi di appalti? No, veramente sono un poliziotto. Ecco allora perché non c'era la foto del tuo viso. Trovo più discreto non mostrarla, non si sa mai. Cos'è, paura che qualche tuo collega possa navigare per le chat gay? No, non è questo. Non mi va. Beh, allora, chissà cosa avrai pensato di me, che avevo tutte le mie grazie esposte in bella mostra. E che bella mostra! Ma più di tutto non ha colpito i tuoi occhi. Hai uno sguardo dolce, da bambino. Da bambino? Sì, uno sguardo fanciullesco che mi ha subito comunicato qualcosa. È per questo che ti ho contattato. Come sono stato io a contattarti per primo? Sai che non mi ricordo. Beh, ma chi se ne frega chi è stato? L'importante è che siamo qui, no? E tu? Tu di che ti occupi? Io lavoro in un'agenzia turistica, ma sai, mi occupo delle settimane bianche. Ma più il mare, di conseguenza, insomma. Hai due occhi bellissimi. Esagerato. No, no, è proprio vero. Il tuo sguardo è così intenso. Sei... Mi piaci molto, Aldo. Anche tu, Sandro. Sono contento. Quando
che sei innamorato. Ma non sono innamorato. Ma no. No. Mi era sembrato così. Beh, lui ci va con i piedi di piombo. Ma cosa tanto dovrebbe andarci a cuor leggero. Già il fatto di essersi conosciuti in una Dartmouth non gli è piaciuto proprio. Non gli è piaciuto. No, l'ho trovato squalli. Dai punti di vista, anche se non gli ho tolto. Resta il fatto che ce l'hai portato. Yes! Su di sciume. Oh, ma stai bene? Ma certo che sto bene, non sono mai stato meglio. Ah, sì. Dove vai? Già mi lasci? No, Salvo! Ti vieni qua! Salvo! Salvo! Che cos'è? Tieni. Cos'è? Questo è il mio test dell'HIV, l'ho fatto 3 mesi fa. Guarda, sono pulito. Negativo. Puoi stare tranquilla. E tu? Tu l'hai fatto il test? Sì. Sì, l'ho fatto il test. Riuscirò mai a pulire tutta la ruggine che ho dentro? Riuscirò mai ad uscire di nuovo alla luce del sole? A fuggire per le strade, libero come un fuggiasco, senza nulla che mi allontani più di così? Per una sera ho voluto dimenticare. Per un momento. E nella frazione di un breve incontro ho ceduto alla debolezza dell'amore. Mi sono rifugiato nel suo mondo. È stato fatale. E lui perché? Forse perché in fondo siamo tutti dei rifugiati e presto o tardi cadremo come foglie secche. Quel giorno era il 2 novembre. Quando seppi il responso del test provavo una strana paura, mista indifferenza, da diversi giorni, o forse da sempre. Dal giorno stesso in cui mi buttai a capofitto nell'amore. Roccazzo è morto nell'85. Ricordo che in quel tempo fu il primo grande caso mediatico intorno al quale si costruì l'incubo AIDS. La grande contaminazione di una peste mortale, che si basava tutta sugli omosessuali e su quanto fossero schifosi e depravati. E il castigo di Dio, dicevano. Morivano pittori, filosofi, cantanti, ballerini, attori. Tutti gay, o perlomeno la maggior parte. Sembrava evidente che il contagio fosse ben lontano dal minacciare la popolazione eterosessuale in generale. L'AIDS restava confinato ai tossicodipendenti e agli omosessuali maschi di particolari zone urbane. Lo snobbavo persino un po'. Ti ha chiamato Ivan? L'ho chiamato io. Quando? Prima, mentre eri in cucina a preparare la colazione. Non sapete stare separati un solo giorno voi due, eh? Oggi andiamo a correre. Di domenica. Soprattutto di domenica. Ma non sei stanco? Oh, l'abbiamo fatto 3 volte stanotte. Salvo tra noi due, il porco sei te, non io. Porco? Ma mi fai impazzire. È mica una colpa. Oh, ma che hai oggi? Salvo, ci frequentiamo da 2 settimane? Non abbiamo mancato di vederci neanche un giorno. Ti sto premendo? No, non è questo. E allora? Senti... Io vorrei stare tranquillo con te. Andiamo insieme a fare il test di AIDS. Sei in ritardo. Non l'ha trombato. L'espressione si direbbe che ti gira, non sbaglio. No, non sbaglio. Oh, mi fumano. Beh, se può consolarti anch'io, ho passato la notte in inferno. Sono in crisi, ho depressione alle stelle. Perché? Che ti è successo? Vorrei ammazzare. Eccone un'altra che non ha trombato, ragazze. Qui nessuno di noi ha trombato stanotte. È solo che io ho la pelle fresca e riposata come una pesca, perché lo prendo con filosofia. Ma non è trombato. È proprio questo il punto. Insiste di voler fare il test insieme a me. Io non so che dire, che fare, come reagire. Anzi, reagisco male, malissimo. Mi ammutolisco. Diglielo. Certo. No, non c'ho coraggio. E perché? Ma come perché? Ma come faccio a dire a uno che sei seropositivo quando dopo la prima scopata, nel cassetto del colò, ti mostra i risultati della tua analisi e ti chiede anche se anche tu l'hai fatto e con la frequente espressione sono pulito. Beh, immagino che tu gli abbia detto che l'hai fatto il test, no? Certo, molto tempo fa. Per cui non sei stato neppure bugiardo, infatti. Anzi, lo ripeti ogni 2 mesi per stare più tranquillo. Per cui non la prenderete mai. Ma perché no? Perché ha paura, è ossessionato, è terrorizzato. È da che? Da un pompino? Sì, magari, neanche me ne fa. Allora? No. E tu? Dopo di te, niente di serio. Oh, ti prego, Frida, evitiamo i paragoni, diventiamo patetici. Ok.
diventa patetici. Da quanto tempo? Dall'anno scorso. E tu credi che... Come l'hai saputo? Ma da uno. Da uno che c'è stato dopo di te. Quando il tipo ha visto che non volevo più proseguire la nostra storia, mi ha sbattuto in faccia che ero positivo e che esserne responsabile ero io. E come l'avevi conosciuto? Come tutti gli altri, annunci, inserzioni, locali. E tu credi davvero di essere stata tu a infettarlo? Ma non lo so, non lo so. Quindi può darsi che anche quando noi stavamo insieme. Sai, avrei ben fatto le analisi. No. Lei mi assicura la massima discrezione? Tutto nell'anonimato? Me lo dico francamente, con sincerità, è così. Anche perché se no lo Stato renderebbe obbligatorio il test, parliamoci chiaro. Non è che si tenda a fare polveroni su una questione la cui evidenza non esiste. Io il test sì, lo farei pure, ma se mi devo mettere addosso tanta paura, ansia, angoscia. Come? I campanelli d'allarme? Come? Cosa intende? Mi hanno rimborsato il PR? No, io sono sempre stato bene. Io ho sempre avuto una salute di ferro. Ho telefonato semplicemente per uno scrupolo, dettato dal malcostume degli altri. Ha capito? Dal malcostume degli altri! Amore, da tempo! E da quando ti sei trasferito in reparto non ci vediamo più? Beh, sono più di 2 anni, fai te. Io non capisco perché tu sia dovrebbe stare da tua madre. Insomma, è finito pratica andata, hai superato l'esame di stato brillantemente, lavori in uno studio ben avviato, ma cos'è che ti trattiene ancora? A te cosa ti spinge a voler in continuazione rivoluzionare la tua di vita? I nuovi infermieri sono freddi e distaccati. Non ti trovi bene? Non mi trovo bene. A vivere in famiglia? Ho iniziato una nuova cura. Quando? Quest'anno. Inibitore della proteasi? Videx. Vorrei dirti tante cose, ma come al solito tu hai potere di bloccarmi. Videx non è un inibitore della proteasi? In associazione a cosa? A ZT. Non associare il suo desiderio di indipendenza a noi. Ma perché? Perché questa è la terapia che mi hanno dato. E tu l'hai accettata? Io mi fido del mio infettivologo. No, tu sei vittima del tuo infettivologo. Ma dimmi, hai intenzione di evoluzionare tutta la tua vita? Ho la testa piena di mostri, mentre ciò di cui avrei bisogno è di un po' di serenità. Tornare a casa la sera con qualcuno che mi aspetti. Qualcuno che sia pulito, sincero, cristallino. Ah, ma tu stai parlando di un acqua olico minerale? Del tipo pulita dentro e bella fuori? O cerchi un altro tipo di uccellino? Un passero solitario? Io voglio fare l'amore, non il sesso. Voglio sentire la carne della persona che amo. Senza remore, senza paure, pelle a pelle. Il mio cazzo dentro di lui, nudi. Guarda che così mi fai fuggire tanto lungamente meditati dettami del perfetto contegno di una vera signora, eh? Mentre metto una flebo penso a mia madre. Sono il suo infermiere. Io e soltanto io. Ho lavato mio padre nell'ora immobile, imminente alla morte. E lei mi ha visto sotto un'altra luce. Un'aura metafisica che mi ha cambiato a quei suoi occhietti tristi. Che fino ad allora avevano visto in me sempre il libertino immorale, eternamente sola. Allo sbaraglio di un vizio aberrante contro natura. Sono la sua flebo. Il suo ago contro i dolori reumatici, la sua parola di conforto, il dialogo della sua memoria. Non le darò nipoti, non le lascerò eredi, non mi lascerò niente dietro le spalle, se non un paio d'ali ed il bene che le vorrò sempre. Perché l'hai fatto? Perché con te è stato diverso. Perché ha avuto il potere di farmi dimenticare, di farmi tornare a quando tutto era nuovo, differente. Avrei dovuto dirtelo subito. Al ragazzo con cui eri stato anni fa gliel'avevi detto? Sì. Dopo quanto tempo? 1 mese. E lo facevate senza preservativo? Voleva farlo senza. Anche dopo che gliel'avevi detto? Soprattutto dopo. Ma è un suicidio, ma perché? Lo volevo. Tu? Tu lo volevi? Anche. Ma com'è possibile? Perché forse dal momento in cui non ci sono più barriere,
dal momento in cui non c'era più nulla a separarci, quando invece c'era ancora tanto. Era l'idea, questa maledetta idea che tutto ogni volta possa sempre ricominciare. Naldo, io ti ho scopato senza preservativo. Salvo, ti assicuro che la persona sieropositiva che si cura, che CD4 attiva viremia zero, non è pericolosa. E fra noi non c'è stato nessun contatto, né di sangue né di sperma. Viremia! 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 Io nella vita ho avuto solamente una storia veramente importante. Con lei? Con lei lo facevi senza preservativo? Sì. Sì, ma avevamo fatto tutti e due i controlli. E che ne sai che lei non avesse rapporti con qualcun altro? Beh, se li aveva, spero che li avesse protetti. Non si può mai sapere. Allora, non possiamo fidarci di nessuno. Nessuno. Vederti sola mi fa uno strano effetto. E dirti che ho imparato a convivere con la solitudine sarebbe un'ipocrisia. A me spaventa la solitudine. Forse le avventure non ti bastano più. Ma tu lo vuoi davvero un compagno? Qualcuno che condivida i tuoi stati d'animo, le tue sofferenze? Questo è il punto. Io non vorrei soffrire. E quanto sei disposto invece a dare? Quanto sei disposto a rischiare per condividere qualcosa con qualcuno? Ce l'hai il coraggio e la volontà di andartelo a cercare? Comunque vada, con questo ragazzo ti ha fatto fare cose che... Quali cose? Arriva uno stronzetto di 20 anni e ti comanda a barchetta. In 2 mesi ti va a fare cose che con me non hai fatto in 20 anni. La casa, l'indipendenza, le peghe con tua madre combattute e vinte. Vinte, non dire cazzate. Già, comunque la rivoluzione. Ma no. No, forse l'abbiamo fatta anche noi. È che non ce ne rendevamo conto. In maniera diversa, ma l'abbiamo fatta anche noi. È che erano diversi i presupposti. Diverse situazioni e circostanze. Sono entrato nella sua vita piano piano e a poco siamo diventati uno. L'ho tradito, l'ho amato, lo sento mio. Mi faccio schifo. A cosa stai pensando? Niente. Tutto bene? Pensavo alla nostra canzone. Però forse quello che è importante per me non è più per te. Forse è solamente una cosa che mi sono creato io nella mia testa. Una cosa che non ha più nulla a che vedere con le tue.